Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parleremo di un argomento molto importante per chi canta e non solo, che è la respirazione. Cantare in libertà. Esistono diversi modi di respirare, ma io parlerò soltanto, diciamo, dei due principali modi. Uno che riguarda il modo corretto per chi canta e l'altro che riguarda il modo meno corretto. Non che sia sbagliato, però esiste una respirazione che si chiama respirazione clavicolare, quella alta, che comunque serve, che ne so, a chi fa sport per recuperare subito fiato, quindi ha bisogno proprio di una respirazione veloce e alta. Però per chi canta esiste una respirazione assolutamente più efficace, che è la respirazione diaframmatica. Perché dobbiamo respirare in questo modo? Perché con la respirazione clavicolare noi siamo costretti ad alzare le spalle quando respiriamo, quindi andiamo un po' a costringere la gola e all'interno della laringe, dove ci sono le corde vocali, noi dobbiamo sempre cercare di essere rilassati, assolutamente rilassati, e quindi questa respirazione è la respirazione più adatta per chi utilizza la voce. Ma come si fa a respirare con il diaframma? Ora vi faccio vedere alcuni metodi che ho imparato nel corso degli anni, ce ne sono diversi, che vi aiuteranno a imparare questo modo di respirare. Uno di questi è sdraiarsi, posizione supina. Ora prendo un letto, vi faccio vedere. Come vedete, in questa posizione la respirazione è già diaframmatica. E noi non dobbiamo fare nulla, perché è già così per natura, perché noi quando siamo distesi siamo completamente rilassati con le spalle, con il collo e con tutto il corpo. Provate ad appoggiare due mani qui proprio dove finiscono le costole e respirare dal naso senza far sentire l'aria che passa, quindi non velocemente ma in maniera lenta, in questo modo. Vedrete che si espande il torace. Una volta presa tutta l'aria, facciamo 2 o 3 secondi di apnea e dopo mandiamo fuori lentamente l'aria. Bene, questo è un esercizio che può essere molto utile. Se non riuscite, ce ne sta un altro che comunque è efficace. Una sedia, provate a respirare stando piegati sulle gambe in maniera rilassata, in questo modo qui. Sentirete che comunque questa zona lavora bene e poi piano piano provate a alzarvi prima in 30 gradi, poi 45 gradi e mantenete questo tipo di respirazione diaframmatica e vedrete che poi, anche dopo aver assunto una posizione eretta, erectus, homo sapiens, continuerete a respirare correttamente. E poi provate a farlo anche in piedi. Che siate cantanti, attori, docenti, insomma per tutti coloro che utilizzano la voce, io vi consiglio di respirare bene, anche se lavorate, che ne so, al call center, perché è molto importante avere una buona respirazione per una buona resa vocale. Pronto? E pronto, buongiorno, sono Patrizia della Singing of Freedom Society. Ma fa